Buonasera, ultima sessione della giornata che appunto al proposito di parlare del futuro, quindi aprirsi a scenari futuri, a visioni condivise qua insieme ai nostri ospiti e speaker. Il titolo della sessione è Il futuro della funzione finance, come evolverà il ruolo del CFO nell'era digital. Quindi parleremo di futuro del finance, ma anche di trasformazione digitale che è ancora da venire compiutamente. Insieme a me, io sono Adriano Solidoro, e faciliterò questa discussione. Insieme a me ci sono degli ospiti graditissimi, che ringraziamo intanto per la disponibilità e per essere qui con noi. Vi vado a presentare in maniera molto veloce. Sono Claudio Bassoli, vicepresidente Italia Hewlett Packard Enterprise, Luca Carnevale Carlino, che però forse non riuscirà a essere con noi. No, no, sono connesso. Sono connesso, ce l'ho fatta. È connesso. Pardon. Luca Carnevale. Carlino, benvenuto, grazie per esserci. Mi avevano segnalato che forse non ce l'avresti fatta, quindi invece colpo sono di contento di essere smentito. E quindi Luca Carnevale Carlino è Chief Financial Officer sopra Steria. Abbiamo poi Francesco Renato Mele, Chief Financial Officer and Head of Central Functions a Illimity. Emanuele Preve, Chief Financial Officer Riso Gallo, Michela Raffelli, Chief Financial Officer presso Sagemcom Italia. Benvenuta Michela, oggi tra la comunità di CFO abbiamo avuto poche donne, quindi siamo contenti di aver, tanto più contenti di averti qui. Matteo Rinaldi, Chief Financial Officer and Head of Strategy Sandoz, Angelo Sidoti, Chief Financial Officer di Ubroker, Carmelo Surace, Strategic Finance and Administration Director Repower Italia, e meno importante, Emanuele Tamiazzo, Southern Europe Finance Director CEP Italia. Quindi vedete, rappresentanza importante perché abbiamo manager di comprovata esperienza, aziende anche di grande prestigio e anche rappresentanze di diversi settori, e quindi questo creerà un dibattito molto interessante andando a comporre un mosaico dello scenario presente e futuro. Io chiedo di intervenire per prima a Michela Raffelli, non solo per cortesia dovuta, ma anche perché mi ha segnalato che ha un problema, un imprevisto in organizzazione, quindi mi ha chiesto di intervenire come primo speaker. Quindi ringrazio Michela di essere qui innanzitutto, grazie. A tutti chiederò di fare un intervento, magari di tenerci sempre sotto i 5 minuti, sia perché abbiamo dei limiti di tempo, sappiamo tutti che è un bene, come dire, non estendibile, ma anche per dare ritmo alla discussione e anche, se non soprattutto, per darci tempo per un secondo giro di tavola dove parleremo proprio di visioni future, che è il tema principale di questa sessione. Mentre il primo giro di tavolo, un tavolo virtuale però che ci accomuna tutti, vi chiederei di raccontarci cosa è successo in questo ultimo anno, cioè dall'inizio della crisi pandemica, e quali sono state le lezioni apprese su cui costruire un futuro solido. Ecco Michela Raffelli, benvenuta, a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, io sono CFO di Sagemcom Italia, mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Allora, sono CFO di Sagemcom Italia. Sagemcom è un'azienda, un gruppo francese che si occupa prevalentemente di telecomunicazioni, ma in Italia ha una presenza molto importante a Città di Castello per la produzione di misuratori intelligenti per la rilevazione del consumo di gas. Io sono CFO dal 1 gennaio del 2020, in precedenza ho lavorato negli Stati Uniti come CFO e quello che per andare subito un po' sul vivo della questione, quello che ho vissuto nell'ultimo anno, il discorso del Covid ovviamente è stato di molto impatto, però ho vissuto il mio rientro dagli Stati Uniti e quindi l'impatto ovviamente del mondo lavorativo nell'ambito amministrazione, finanza e controllo come l'ho vissuto rispetto agli ultimi anni negli Stati Uniti. Però in particolare quello che è stato l'ultimo anno e quindi l'impatto del Covid, in maniera molto, molto pragmatica vi riassumo che allora quello che di cui abbiamo beneficiato nell'ultimo anno sono stati innanzitutto io rispetto a quello che ho vissuto negli Stati Uniti, il modo di lavorare in Italia mi ha messo in evidenza come i meeting in remoto, sembra assurdo, però i meeting in remoto diventano più efficienti rispetto ai meeting fatti in presenza, perché appunto il fatto di essere di fronte a un video e non vedere magari immediatamente le altre persone ti dà la possibilità di concentrarti di più sull'obiettivo finale che interessa a tutti. Questo sembra assurdo, però è stato un aiuto per l'efficienza. Io mentre ero negli Stati Uniti questa cosa qua la notavo in particolare, cioè rapportandomi con l'Italia vedevo una difficoltà nel modo di lavorare in Italia rispetto a come si lavora invece negli Stati Uniti. Poi vabbè, quello che ho vissuto l'ultimo anno è che allora il mio ruolo è anche quello di quindi visionare tutta la parte che riguarda l'analisi dei costi, per cui non dico niente di nuovo se il beneficio dell'ultimo anno è stato su un risparmio delle note spese, sostanzialmente i costi dei viaggi si sono ridotti e sembra che appunto questo, cioè il viaggio improvvisamente non sia diventato più necessario, ecco, anche se comunque il rapporto fisico è importante. Però ecco, quello che più di tutti vorrei sottolineare, ho vissuto in questo anno, è come la trasformazione digitale che appunto subirà assolutamente un'accelerazione, in Italia si scontra con una cultura che è piuttosto resistente a questi cambiamenti. Per cui quello che posso dire nella mia esperienza dal rientro dagli Stati Uniti è che non è sicuramente niente di nuovo quello che sto dicendo, però è che il cambio di cultura è forse, dal mio punto di vista, l'aspetto più importante su cui bisogna insistere. E per quanto riguarda il futuro, assolutamente il mio ruolo sarà concentrato sulla digitalizzazione dei processi nel mio ambito e per questo appunto all'interno del mio team ho già iniziato a organizzare come poterlo fare, quindi dedicando una persona a questo progetto. Io vedo la figura del CFO chiaramente una figura che aiuterà tutto il processo di digitalizzazione. Allora, quello che ho notato è che il fatto di lavorare appunto in remoto chiaramente crea problemi a livello, di rapporti con le persone e questo crea anche individualismo, per cui il ruolo del CFO lo vedo in Italia molto concentrato anche come, collante fra i vari reparti. Questa è un po' la mia esperienza in generale, in tutto, in tutto l'ambito amministrazione, finanza e controllo che ho vissuto nelle varie aziende in Italia. Ho sempre, sperimentato uno scollamento tra i vari reparti
La digitalizzazione e quindi l'effetto Covid dell'ultimo anno, questo forse l'ha accentuato, il CFO lo vedrei più come una figura appunto di collante, come un po' quello che sto facendo in azienda. E poi come ultimo punto ribadirei una cosa molto importante che appunto già indicato nelle prime diciamo indicazioni rispetto a quello che sto vivendo, è il cambio di cultura. Questo, allora, non dico niente di nuovo, però è molto, molto importante nel quotidiano il cambio di cultura, anche nei rapporti ad esempio con i consulenti, le società di revisione. Io noto nei rapporti con anche queste figure una difficoltà nel cambio dei processi amministrativi, e quindi il cambio di cultura significa appunto aiutare l'azienda a sveltire i processi, non solo attraverso degli strumenti, ma proprio attraverso gli strumenti che si hanno, cambiando i processi, snellendoli. Questo è quello che diciamo posso dare come contributo. Poi per il resto in questa sessione vorrei poter apprendere più che appunto spiegare. Grazie Michela per la testimonianza, anche con questa comparazione della tua esperienza negli Stati Uniti e in Italia. Adesso andrei velocemente a passare il testimone a Claudio Bassoli, vicepresidente Italia Hewlett Packard Enterprise. Buonasera Claudio. Buonasera. Allora, 5 minuti adesso, siccome il tempo è... ne abbiamo abbastanza per una proficua e interessantissima discussione, però abbiamo un po' di relatori e abbiamo il limite massimo delle 17:55 come da programma, quindi invito tutti a essere dentro i tempi dati, cioè 5 minuti, così abbiamo anche l'opportunità di fare dibattito anche dopo sul visioni future e magari raccogliere anche qualche domanda da parte delle persone che ci seguono da casa. Grazie Claudio Bassoli, la parola a te. Bene, io starò assolutamente nel tempo, ma allora io dividerei il mio intervento in due componenti. Sono Claudio Bassoli di Hewlett Packard Enterprise, quindi società attiva nell'ambito del digitale e della digitalizzazione. Dividerei questa domanda in due parti: quello che è successo all'interno dell'azienda e quello che è successo verso il mercato con i clienti. All'interno dell'azienda noi eravamo già un'azienda che si lavorava in modalità nomade in Italia, sono abituati a lavorare anche da remoto. Ovviamente è stata la prima volta che siamo trovati a lavorare totalmente da remoto, che ovviamente è una differenza e un salto ulteriore. Quindi qua abbiamo visto innanzitutto la capacità di resilienza dell'azienda, delle organizzazioni a livello italiano e a livello planetario, perché in tutto il pianeta ci siamo trovati a lavorare da remoto, ovviamente ad eccezione delle fabbriche produttive, dei centri di logistica che le persone fisicamente dovevano andare. E quindi anche un cambiamento sostanziale nel modo di interagire con le persone e il modo di interagire con i clienti, che dopo le prime settimane dove tutti si attendeva di ritornare a fare gli incontri dal vivo, si è capito che purtroppo questo periodo era molto lungo, e quindi la capacità anche di poter interagire su progetti complessi come noi molto spesso gestiamo e sviluppiamo con i nostri clienti da remoto, e quindi a creare anche quella modalità di empatia, di fiducia, no? Che ovviamente in un rapporto fisico siamo abituati da tantissimi decenni, ovviamente con il digitale e con il virtuale è un po' tutto più complicato. Però qua abbiamo reagito bene e abbiamo lavorato molto su tenere alto il morale delle persone e la motivazione delle persone, che devo dire non è mai venuta meno. All'inizio abbiamo lavorato anche molto di più proprio per riuscire a continuare ad avere quei ritmi di lavoro che in precedenza, da un punto di vista fisico, forse era anche più semplice. Verso il mercato, quello che abbiamo visto è stato innanzitutto una grande reazione da parte di tutti i clienti, ma a livello mondiale e anche a livello italiano, che hanno compreso immediatamente che l'unica via per continuare a lavorare, per continuare a fare il loro business, era quella di puntare sempre di più sul digitale. E qua abbiamo operato verso due modalità. La prima, noi abbiamo introdotto già da alcuni anni una modalità nuova di sourcing che abbiamo chiamato Everything as a Service, quindi il fatto di poter utilizzare delle risorse pagando per quello che si utilizza e non solo per
il costo della stessa. E qua ovviamente abbiamo portato immediatamente un risultato molto positivo a dei clienti che, ad esempio, alcuni clienti che hanno dovuto chiudere le fabbriche di produzione per alcuni mesi, dove hanno avuto una riduzione dei costi immediata in quanto non utilizzavano le soluzioni digitali e di conseguenza non dovevano avere esborsi finanziari ed economici. E dall'altro abbiamo aiutato i clienti ovviamente a poter lavorare da remoto. Molti clienti erano anche le prime volte che avevano centinaia o migliaia di persone da far lavorare da remoto, quindi abbiamo messo in grado queste aziende di poter lavorare, di capire anche quali processi, come modificare i processi per far lavorare l'azienda da remoto, e anche qua sempre con questo strumento del Everything as a Service, la possibilità di iniziare ad utilizzare delle soluzioni digitali di collaborazione, di utilizzo da remoto delle risorse, ma non dovendo fare sborsi finanziari che soprattutto durante la pandemia ovviamente erano un attimino non ben visti e non c'erano, ma per molte aziende neanche, soprattutto quelle medio-piccole, i mezzi, ma di poter iniziare a utilizzare queste risorse pagando per l'utilizzo. Quindi anche qua devo dire il bicchiere è mezzo pieno, perché se da un lato ovviamente la pandemia ha posto tanti challenge a molte aziende, dall'altro abbiamo visto una reazione e abbiamo lavorato con il mercato e con i clienti in modo estremamente positivo, che penso che lascerà una traccia anche per il futuro nell'accelerazione della digitalizzazione. Grazie, poi arriviamo al futuro, certo. Però questa espressione everything as a service forse è già un pezzettino di futuro, cioè estrema flessibilità e scalabilità, certo, dei servizi e nel sourcing. Grazie, do la parola così velocemente subito a Luca Carnevale Carlino, Chief Financial Officer sopra Steria. Benvenuto. Okay. Te anche 5 minuti, quali sono state le buone pratiche e anche le situazioni critiche da cui però si è appreso e su cui si farà leva anche per un futuro solido e positivo? Assolutamente, mi sentite? Confermo, sì. Perfetto. Dunque, grazie mille. Allora, solo due parole sulla mia esperienza su Sopra Steria. E così poi aggancio anche a quelli che secondo me sono le buone pratiche messe ancora di più in atto in una situazione critica come quella che si è avuto nell'ultimo anno e mezzo. Sopra Steria è uno dei leader europei della consulenza dei servizi digitali, sviluppo software, tecnologie innovative in ambito collaborativo. Quindi diciamo già il nostro settore digital sicuramente è stato d'aiuto, sicuramente fa parte del nostro mindset e di quello che facciamo al nostro interno e verso i nostri clienti. Questo non vuol dire non aver patito la crisi anche noi, e quindi sicuramente secondo me un primo punto sul quale abbiamo tentato di agire è trasformare le difficoltà in opportunità. Cosa intendo? C'è stato il lockdown, si è rimasti chiusi e qua nei confronti dei nostri clienti finali ci siamo subito spinti a immaginare cosa poteva essere in questo momento qualcosa che potesse aiutare maggiormente in una situazione di estrema difficoltà. Quindi si è sviluppato progetti in questo senso. Per dirne uno, abbiamo sviluppato alcune applicazioni che consentissero poi il classico coda a casa di gestire le code per andare nei supermercati in momenti di pandemia e quindi digitalizzare tutta questa parte di coda. Si è cercato di sfruttare, o avevamo clienti che volevano affrontare allo stesso modo una avversità trasformando in un'opportunità, a studiare e accelerare su progetti di integrazione tra negozio fisico e e-commerce, e questo è stato a livello business sicuramente nei confronti dei clienti esterni. Poi, come dicevano i colleghi, ovviamente torniamo alla parte interna dell'azienda, in cui concordo, la parola resilienza è stata quella che ha guidato un po' tutti i colleghi in questo periodo. Ovviamente un'organizzazione come la nostra è andata avanti sia in ambito finance sia in ambito HR. In ambito finance si è sicuramente dato un'accelerata alla digitalizzazione di tutti quei processi che sono legati
al mondo più amministrativo, quindi avevamo già in pipeline alcuni progetti di digitalizzazione di workflow, di validazione interni legati per esempio agli acquisti al ciclo passivo. Abbiamo accelerato e approfittato del momento di difficoltà per riuscire a implementare con qualche difficoltà in più questi progetti. Infine, per quanto riguarda lato risorse umane, sentivo la collega che diceva che i meeting in remoto sono i più efficienti. Allora, sì, concordo su alcuni aspetti, nel senso che sicuramente sono più efficienti. Io ho vissuto un altro tipo di efficienza, ovvero dovendomi dividere tra Italia e Francia, quindi la gestione di risorse su due siti differenti, la possibilità di far accedere sempre di più a delle riunioni in remoto anche persone che non ne avevano l'abitudine a farlo, ha un po' accorciato le distanze. Prima della pandemia io avevo l'abitudine di andare a trovare le mie risorse, quindi essere sul posto e quindi dividermi tra Italia e Francia. E quindi molto spesso determinate persone avevo la possibilità di averle più a contatto solo in quel momento, perché legate più a un mezzo tradizionale e meno avvezzi, diciamo, a dei mezzi di videoconferenza. Ora, spostando veramente il lavoro tutto a distanza, diciamo, le distanze la digitalizzazione delle distanze ci ha in qualche modo avvicinato e ha reso sicuramente molto più semplice in alcuni casi collaborare quando si tratta di società che lavorano su diversi paesi, come è il caso di Soprastereo. Questi Grazie. Sono un po' gli aspetti che ritengo internamente, esternamente, poi fondamentali, che ci hanno consentito di uscire dalle situazioni critiche e già intravedere la luce in questo 2021. Grazie Luca Carnevale Carlino, ci ha detto delle cose preziose. La trasformazione digitale anche al servizio ha avuto un'accelerazione, l'abbiamo percepito anche tutti nei nostri comportamenti quotidiani, appunto a partire dai meeting in remoto, lavorare in remoto e così via, ma ci ha fatto degli esempi molto interessanti su come la trasformazione digitale possa rispondere ai bisogni organizzativi ma anche delle persone. Francesco Renato Mele, a te la parola. Ricordo che Chief Financial Officer and Head of Central Functions presso Illimity. Grazie, buonasera a tutti. Noi siamo una realtà molto nuova e quindi ci siamo trovati da un lato avvantaggiati con un setup molto agile nell'affrontare il lavoro, diciamo, digitale e remoto. E questo è stato l'aspetto tecnico più, diciamo, per noi agevole. In realtà eravamo partiti, siamo una banca che è nata tramite una SPAC a fine 2018, ci siamo fusi con la banca che abbiamo acquistato, che era una piccola banca molto tradizionale basata a Modena con 7 filiali a marzo del 2019, quindi quando è scoppiata la pandemia eravamo un bambino con meno di un anno, siamo passati da 30 persone che lavoravano in un appartamento, al 31 marzo siamo a 600 persone, quindi è stata una crescita molto, molto importante. Quindi gli aspetti logistici sono stati gestiti, tutte le persone che sono state assunte sono giovani, abituate a lavorare, è stato detto nomadi in giro, in tutte le condizioni, quindi l'elemento produttività e l'elemento strumentazione è stato la parte, se vogliamo, più facile. La parte più complessa è come navigare una realtà nuova che aveva un certo percorso di crescita in un contesto che improvvisamente muta. Tenete presente che noi abbiamo disegnato il limite di una banca un po' particolare che di fatto opera su tre segmenti: il credito alle piccole e medie imprese, l'investimento nel credito di stress e una struttura di banca digitale. Non c'è un contesto, diciamo, ben stabilito per realtà come Illimity, quindi noi ci siamo trovati a marzo del 2020 in un mondo che cambiava completamente, in più siamo quotati, quindi noi ogni trimestre dobbiamo dire quello che facciamo, come andiamo,
in un contesto dove la navigazione è diventata comunque altamente, altamente incerta. Quindi abbiamo agito, io poi per una decisione organizzativa che in una realtà piccola ha anche molto senso, quello di, visto il ruolo trasversale del CFO, io sono sicuro che nessuno dei colleghi qui fa solo il CFO, la realtà del CFO è per natura una realtà pervasiva ed è trasversale su tutte le funzioni della banca. Abbiamo, io anche dal punto di vista organizzativo, la responsabilità sul personale, sugli aspetti legali, sugli acquisti, abbiamo cercato uno di gestire, migliorare la modalità di lavoro dei colleghi da un punto di vista esperienziale, perché è vero che si fa tutto, però penso che tutti abbiamo lavorato molto di più di quello che eravamo abituati a fare, sicuramente gli strumenti sono anche molto migliorati nell'ultimo anno. Io prima di fare questo lavoro ho lavorato per 20 anni in investment banking, ero sempre su aerei e una delle domande che mi sono fatto è che probabilmente 3/4 degli spostamenti che ho fatto per lavoro non erano necessari. Quindi alcuni aspetti li portiamo a casa dal punto di vista, diciamo, da un punto di vista positivo. Da un punto di vista invece chiaramente negativo, potete immaginare inserire tante aziende, tante persone in un'azienda nuova in remoto. Ragazzi che perlomeno nella mia esperienza beneficiano molto della prossimità a colleghi esperti, crescere molto, e noi abbiamo deciso di continuare a farlo in quel contesto, è stato probabilmente l'elemento più difficile. Continuare a formare colleghi in remoto, sì, gli strumenti sono buoni, ma evidentemente non è la stessa cosa. Noi abbiamo fatto un master del credito, metà in presenza, metà non in presenza, ha funzionato, però effettivamente siamo andati un po' oltre quello che poteva essere, diciamo, gli aspetti che c'eravamo inizialmente, diciamo, avevamo inizialmente identificato. L'elemento più difficile poi come CFO per me è stato quello di ridisegnare una traiettoria di sviluppo aziendale. Voi lavorate tutti in aziende molto più consolidate, noi ci siamo trovati dopo un anno, avendo accumulato l'esperienza di un anno in un contesto, diciamo, nuovo, con attività anche in un mix, perché le attività che facciamo noi esistono tutte, ma in un mix diverso, a un po' rivedere la curva e cercare di dare delle indicazioni anche al mercato. Quindi internamente lavorare su dove si poteva lavorare, costi, che evidentemente i costi sono la prima area su cui si riesce a intervenire. Nel mondo finanziario c'è stato almeno 3-4 mesi di totale iato operativo, nel senso che comunque i clienti erano fermi, noi abbiamo conti che si sono aperti perché tutto l'onboarding è digitale, quindi l'attività ha continuato, però è evidente che decisioni significative per un certo periodo di tempo non sono state prese da nessuno. E ad aprile del 20 abbiamo deciso di pubblicare una lettera al risparmiatore per dire come vedevamo noi giovani, un ragazzo, proprio un bambino, neanche un toddler, una possibile evoluzione del 2020 rispetto a come l'avevamo disegnata, ahimè, su un pezzo di carta, solo 18 mesi prima. Quindi l'esperienza, secondo me, molto formativa che ci portiamo a casa è un'esperienza di ulteriore agilità e di reattività diciamo, un quadro che poi anche nei mesi successivi è continuato a cambiare. Secondo me ci sono degli aspetti che sono arrivati attraverso questa esperienza che porteremo dentro in maniera positiva. Poi penso che per un'azienda nuova la possibilità di lavorare in presenza è sicuramente un fattore abilitante per il successo di un'azienda. Grazie anche perché sei stato nei 5 minuti e quindi questo ci dà il tempo poi di passare a una visione sul futuro condivisa. Adesso vorrei passare la parola ad Emanuele Preve, che ringrazio innanzitutto di essere qui con noi, della disponibilità. E Emanuele Preve, Chief Financial Officer per Riso Gallo. Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito. Allora, noi, vivendo nel mondo del food, abbiamo vissuto il Covid e ovviamente in modo molto pressante. Infatti c'è stata una crescita specialmente nei periodi
di lockdown, quello più intenso, quindi parliamo di marzo, aprile, maggio anche. E da un punto di vista finanziario, diciamo che abbiamo sempre avuto continuità con le banche, molto supporto, e quindi non abbiamo fortunatamente avuto grossi impatti. Quello che abbiamo cercato di fare per venire incontro alle esigenze dei nostri fornitori è sicuramente stato il fatto di inserire il Dynamic Discount. Ne abbiamo parlato in un'altra sessione, è una delle nuove tecniche di supporto, diciamo, alla filiera produttiva, dove noi azienda mettiamo a disposizione la nostra liquidità per anticipo fatture dei nostri fornitori, quindi bypassando il sistema bancario. Questo per noi sembra un metodo molto innovativo, che questo è interessante, non è facilmente capibile dai fornitori, specialmente noi abbiamo circa il 50% che sono agricoltori, quindi riuscire a spiegare bene le dinamiche di questo funzionamento non sono così immediate. Ci stiamo lavorando, abbiamo iniziato da poco, però pensiamo che queste siano cose molto importanti. Continuando sul futuro, ovviamente c'è un po' di preoccupazione su quello che succederà nei prossimi mesi. Il mercato del GDO in alcuni ambiti si è un po' fermato in attesa di la gente è un po' timorosa, quindi magari compra meno e meno disposta a fare acquisti, e quindi ci prepariamo a vedere cosa succede in modo abbastanza tranquillo e strutturato. Fortunatamente noi avevamo poco presente il settore dell'Horeca, che è quello che purtroppo ha causato di più la crisi. Abbiamo conto anche noi le nostre problematiche, stiamo vedendo che sta riniziando un po' gli acquisti in previsione delle aperture di maggio, ovviamente con quantità abbastanza basse, e quindi cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. Grazie, poi torneremo sul tema del futuro tra poco. Grazie mille. È interessante questo della trasformazione digitale con un pubblico che non è così che non ha questa dimestichezza con il digitale, cioè il vostro pubblico di agricoltori, e questa è anche una sfida molto interessante. Quindi il nostro prossimo speaker lo presento, è Matteo Rinaldi, Chief Financial Officer and Head of Strategy presso Sandox. Eccomi. Buonasera, grazie a tutti. Matteo per essere qui con noi, grazie per la disponibilità e l'entusiasmo nella risposta a questo invito. Anche a te 5 minuti per parlare delle lezioni apprese nonostante la situazione critica. Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Presento un attimo l'azienda della quale faccio parte, perché poi aiuta a capire un po' il cuore della risposta. Sandoz è un'azienda che fa parte del gruppo Novartis ed è leader al mondo nel mercato dei farmaci equivalenti e biosimilari. Quindi il nostro, diciamo, purpose aziendale è quello di garantire l'accesso alla salute al più alto numero di persone. Nel momento in cui entra in un mercato un produttore di farmaci equivalenti, anche conosciuto come generici e biosimilari, tendenzialmente i prezzi si abbassano e quindi libera delle risorse al sistema sanitario, che poi possono essere chiaramente reinvestiti appunto per dare accesso alla salute a un numero maggiore di persone. Quindi detto questo, chiaramente gli ultimi 14 mesi praticamente sono stati molto particolari, come per tutti. Ci sono stati, secondo me, alcuni elementi principali, alcuni dei quali sono in comune, no, con i colleghi.
chiaramente i primi questioni, i primi challenge sono stati relativi alla continuità aziendale, soprattutto all'inizio, no? Con il primo lockdown abbiamo parlato, i colleghi hanno parlato di smart working. Ecco, qui ci tengo a dire che aver lavorato nel corso degli ultimi anni sulla cultura aziendale e sulla preparazione dell'azienda a un lavoro agile chiaramente ci ha fatto in qualche maniera trovare pronti per questa chiaramente sfida ahimè non attesa. Oltre a questo chiaramente c'è stato quella di volersi prendere cura dei nostri collaboratori, molti dei quali svolgono la loro attività in ospedale e quindi immagino che la maggior parte dei colleghi CFO faccia anche parte, no, di comitati sulla sicurezza aziendale e quindi ci siamo molto attivati da questo punto di vista. Un altro elemento è stato sicuramente quello di monitorare, no, la liquidità dell'azienda, sia dal punto di vista dei crediti, no, quindi dell'esposizione. Chiaramente era tutto sconosciuto, quindi non sapevamo quelli che potevano essere gli impatti. Però ci tengo a dire anche dal punto di vista dei fornitori. Ovviamente siamo un player importante nell'ecosistema italiano, per questo dobbiamo anche prenderci chiaramente cura dei fornitori e fare in modo che non manchi liquidità al sistema. Però ecco, uno degli elementi che è stato sicuramente fondamentale è stato quello di capire quello che accadeva al nostro business. Noi siamo passati da un primo mese di picco dove c'è stato una sorta di accaparamento anche dei medicinali eccetera, ad una situazione che ahimè perdura, dove l'accesso dei pazienti agli ospedali, dei medici è fortemente limitato, e questo ha chiaramente un impatto ovviamente sulla generale salute del sistema dell'Italia e di conseguenza sui nostri risultati. Da questo punto di vista, quello che noi abbiamo fatto è stato, se vogliamo, lavorare per scenari. Quindi, se vogliamo, come CFO, alle volte siamo propensi a ragionare in maniera un po' deterministica. Invece questa situazione, almeno a me, ha insegnato a lavorare per scenari e a in qualche maniera allocare le risorse ai diversi scenari e ad essere veloci e reattivi allo stesso modo. Accanto a questo, ecco, il collega prima diceva che nessun CFO è solo CFO, questo è molto vero, e ci tengo a sottolineare che alla mia funzione è stata assegnata anche la responsabilità della strategia, se vogliamo, commerciale di Sandozy in Italia, e anche quella della innovazione commerciale, proprio perché il CFO si trova nella posizione di poter guardare, no, tutti i processi non in maniera verticale ma in maniera orizzontale, e su questo abbiamo lavorato. Ecco, se pensiamo proprio alla trasformazione digitale, a dei progetti di, ad esempio, di artificial intelligence in partnership con il Politecnico di Milano per migliorare il nostro forecast di produzione, no? Dicevo prima delle difficoltà di prevedere, no? Per il cambiamento di mercato. Questo è particolarmente vero se si ha la responsabilità di un numero elevato di prodotti, appunto, come dicevo, essendo genericisti abbiamo un portfolio molto, molto elevato, e quindi prevedere la produzione degli stessi è chiaramente molto complesso. E qui i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia hanno sicuramente aiutato. E come vedete, l'impatto è sicuramente stato principalmente, se vogliamo, sulla supply chain, perché si parlava di forecast di produzione, però la leadership è stata del finance, proprio perché tutti questi impatti alla fine hanno, se vogliamo, un risvolto su quello che è il conto economico. Noi ci trovavamo ad essere in situazioni in cui eravamo magari in stock out perché non avevamo prodotto abbastanza, oppure in situazioni in cui dovevamo dismettere, bruciare dei prodotti perché ne avevamo prodotti troppo.
Quindi avere dei sistemi all'avanguardia su questo, da questo punto di vista, sicuramente aiuta alla fine il conto economico e da qui la responsabilità del CFO. Quindi per me il ruolo, e concludo, del CFO diventa sempre di più un agente del cambiamento all'interno della... Avremo modo di parlare del futuro, ruolo che è anche agente del cambiamento, e poi ci hai fatto cenni su il lavorare per scenari, e quindi questo riprendiamo poi nel giro di tavolo sul futuro. Grazie a Matteo. Adesso passo la parola a Angelo Sidoti, Chief Financial Officer di Ubroker, quindi cambiamo ancora un'altra volta settore, e questa diversità, molteplicità rende il dibattito ancora più interessante. Grazie Angelo innanzitutto per essere qui, a te 5 minuti. Grazie a te, grazie a voi tutti, un saluto ai colleghi. Io sono il CFO di Ubroker, una società che opera nel settore delle utility, quindi distribuiamo energia e gas. Siamo un'azienda che non ha avuto grossi impatti dal Covid-19. Infatti i nostri indicatori, i KPI principali, sono in crescita sia per i dipendenti, sia per fatturato, sia per numero di collaboratori. Questo perché? Perché noi investiamo da sempre, fin dall'inizio di questa azienda, quindi 5 anni fa, siamo nati 5 anni fa con un fatturato di 1,5 milioni, oggi abbiamo chiuso il 2020 con 42 milioni di euro di fatturato. Investiamo circa 300.000 euro l'anno in tecnologia e i nostri processi interni sono tutti disegnati e quindi sono tutti tracciati. Abbiamo investito parecchio nei nostri sistemi informativi, abbiamo 5 sistemi informativi che dialogano perfettamente tra di loro e tutte le informazioni dei vari sistemi confluiscono nel nostro sistema di pianificazione finanziaria, di breve e di lungo periodo. Devo dire la verità che per il lavoro che facciamo e per il metodo in cui vendiamo i nostri prodotti, appoggiandoci a porta a porta, la mancanza di presenza mi creava una certa preoccupazione, nel senso che i nostri venditori non potevano più utilizzare questo modello per vendere il nostro prodotto. Invece la velocità con cui noi abbiamo cambiato il nostro modello di vendita, anche il modello in cui recuperare i nostri collaboratori, quindi anche il reclutamento della nostra rete vendita, abbiamo trasferito questo sistema che prima si basava sulla presenza, anche su corsi di formazione con migliaia di persone che si organizzavano presso strutture alberghiere. Abbiamo trasferito il tutto su una piattaforma digitale creata da noi, sviluppata dal nostro ufficio interno IT, che è composto da 6 risorse. E da qui il fenomeno che ne abbiamo ricavato è che oggi, rispetto al periodo anti-Covid, siamo passati da 2.000 contratti mese a 8.000 e forse a breve anche 10.000 contratti mese. Con migliaia di collaboratori che ogni giorno partecipano ai nostri corsi di formazione. Quindi la preoccupazione iniziale alla fine è svanita dopo pochi istanti. L'impatto nel finance del Covid per noi e per il nostro settore, essendo un settore capital intensive, poteva determinare veramente dei rischi importanti. In realtà, proprio per effetto dei sistemi digitali che abbiamo all'interno della nostra azienda, non abbiamo avuto nemmeno impatti nella parte puramente finance, quella più critica, che è quella della gestione dei crediti. Siamo passati da una gestione dei crediti con una rischiosità del 2,20 anti-Covid, alla fine del 2020 eravamo intorno al 3,30-3,40. Oggi viaggiamo sul 3,21. Questo perché? Perché gestiamo il processo dei crediti interamente utilizzando la tecnologia digitale e l'altro fattore è che noi siamo abituati a cambiare più scenari fin dall'inizio. Quindi di solito utilizziamo 3 scenari, un worst, un best case e un middle case, e questo ci ha accompagnato fin da quando siamo nati e continuiamo a portarcelo con noi.
Altro effetto positivo che abbiamo ottenuto è il miglioramento del nostro rating pubblico. Noi abbiamo un rating pubblico certificato da CERVED e ci siamo spostati nel settore di solvibilità. Per sostenere la crescita, infine, alla fine di quest'anno, del 2020, siamo stati la prima azienda in Italia ad emettere un prestito obbligazionario controgarantito da SACE. Questo per sostenere questa crescita importante che abbiamo registrato nel periodo di Covid. Ho terminato. Grazie. Magari poi ci racconti qualcosa di più su quest'ultimo aspetto che ci hai raccontato, perché mi sembra di capire che il futuro si intrecci con la sostenibilità anche. Esatto. E quindi questo è uno scenario molto interessante, oltre che positivo. Però adesso passo la parola a Carmelo Surace. Grazie Carmelo di essere qui. Grazie di aver accettato l'invito. Carmelo Surace è Strategic Finance and Administration Director Repower Italia. A te la parola, Carmelo. Buonasera a tutti, mi sentite? Confermo. Buonasera, intanto grazie dell'invito a voi. Due parole su, giusto due su Repower, che è un operatore del mercato dell'energia e del gas, quindi commercializziamo power e gas tendenzialmente quasi esclusivamente a piccole e medie imprese con la nostra società di vendita, e dopodiché abbiamo una diversificazione di portafoglio anche su produzione convenzionale di energia tramite una centrale a gas a ciclo combinato e diversi parchi eolici sparsi in prevalenza sul sud Italia. Quindi questi sono i nostri tre filoni di business. Abbiamo scelto di operare tendenzialmente sulle piccole e medie imprese come fornitore di energia elettrica, quindi non facciamo il domestico barra residenziale per il momento. Stiamo crescendo per linee esterne mediante il rafforzamento del filone delle energie rinnovabili. Allora, giusto due parole sull'anno passato, caratterizzato in prevalenza dalla crisi pandemica, da quello che noi abbiamo imparato. La prima decisione critica che noi abbiamo affrontato è stata quella che hanno affrontato un po' tutti, che era quella di decidere se restare aperti o chiudere, diciamo, per un breve periodo più o meno lungo, insomma, dipende dal punto di vista. A marzo dell'anno scorso abbiamo scelto di restare aperti e di servire i nostri clienti. Questo ci ha comportato diverse sfide a cui abbiamo reagito, diciamo, abbastanza prontamente. La prima era ovviamente quella di dotare tutta l'organizzazione, diciamo, a lavorare da remoto. Questo ha avuto un forte impatto, diciamo, a livello di sistemi informativi, perché i nostri sistemi non erano tarati per sopportare l'home working per tutta la forza lavoro, ecco, tutto l'organico. E quindi abbiamo dovuto gestire questo impatto rilevante a livello di sistemi per garantire la funzionalità a tutti. Questo è il primo blocco di difficoltà che abbiamo superato nel brevissimo tempo. L'altro blocco di difficoltà ha riguardato, diciamo, i colloqui che noi dovevamo sostenere per l'assunzione per le nuove assunzioni degli agenti per la nostra rete vendita, che chiaramente erano svolti in modo tradizionale fino a prima che arrivasse la crisi, e abbiamo dovuto gestirli con i mezzi di videoconferenza e quant'altro. E poi anche, diciamo, la gestione del nostro trading floor, nel senso che per chi ha dimestichezza, diciamo, l'ufficio trading è abbastanza, diciamo, complicato da replicare a casa, ma ce l'abbiamo fatta. Queste erano le prime difficoltà operative. Chiaramente siamo già abbastanza digitalizzati e siamo riusciti a sopperire a questi grossi, grossi impatti. Devo dire, come hanno detto gli altri colleghi, che sicuramente la digitalizzazione ha aiutato il lavoro in home working durante tutto questo anno, ha riscoperto degli spazi anche di efficienza nei meeting virtuali, e al contempo chiaramente ha permesso anche di bilanciare in modo migliore la vita delle persone. Sulla digitalizzazione noi crediamo che il ruolo sicuramente del direttore finanziario sia pivotale in questo,
perché i sistemi informativi sono sotto la direzione finanziaria e anche perché servono, diciamo, tutta l'azienda in modo trasversale. Quindi non solo l'aspetto finance, ma anche l'aspetto di, lasciatemi dire, integrità dei dati e data governance è sicuramente predominante per andare a prendere poi decisioni sempre più tempestive sui vari KPI aziendali. Questo è un po' quello che abbiamo sperimentato, diciamo, in questo anno. Grazie, grazie Carmelo. Grazie Carmelo Surace. Poi torneremo per una carrellata di visioni future. Però prima abbiamo l'ultimo intervento e non meno importante, Emanuele Tamiazzo. Grazie Emanuele di essere qui. Presento Emanuele Tamiazzo, è Southern Europe Finance Director CEP Italia. Buonasera Emanuele, grazie ancora. A te 5 minuti anche. Grazie, grazie mille. Per raccontarci l'esperienza tua e dell'organizzazione. Grazie, buonasera a tutti. Sì, presento la società, allora, si chiama CEP, non CAP, perché è un'azienda che è nata in Australia e la conoscete, credo, o comunque da oggi spero che la conoscerete, perché quando andate al supermercato vedete dei pallet blu. I pallet blu soprattutto per portare merce appunto nella grande distribuzione ed è un sistema di noleggio, quindi ci un po' sostituiamo a quello del normale interscambio, che è anche un sistema che sta risultando abbastanza inefficiente perché appunto un player come noi siamo in grado di portare efficienza del servizio e portare più valore aggiunto ai nostri clienti e anche garantire il servizio. Garantire il servizio perché? Perché durante poi la pandemia noi assolutamente non ne abbiamo neanche pensato di poterci fermare. Non in Italia, ma per esempio in Inghilterra è successo che il nostro CEO è stato convocato dal governo addirittura per dire attenzione, voi ci siete, perché ovviamente i beni di prima necessità, soprattutto quando è scoppiata la pandemia, dovevano assolutamente essere garantiti che arrivassero perlomeno ai supermercati. L'altra cosa che, giusto per testimoniare un po' la dinamicità di questa azienda, è che sì, io sono finance director, ma in realtà mi piace dire che sono un finance business partner, nel senso che il grosso del mio lavoro lo passo lavorando con il business, interfacciandomi con il business, a servizio della regione del Sud Europa, che poi include l'Italia, anche la regione Iberia e la Francia. E cosa abbiamo fatto, a parte tutte le varie sfide che sono arrivate, anche perché non si stava chiusi, non si stava fermi, ci siamo focalizzati molto su due temi particolari. Il primo era quello del decision making, cioè il mondo andava così veloce e il mondo si è fatto preso così di sorpresa che alla fine abbiamo capito che le decisioni dovevano essere ancora di più a livello locale. E per cui, come prima cosa, abbiamo rivisto l'approval metrics, quindi tutta la matrice di approvazione per dare più empowerment ai team locali. Il nostro business è pesantemente capital intensive perché è il pallet di nostra proprietà, quindi nel nostro bilancio e l'obiettivo è farlo girare per poter registrare il ritorno sull'investimento. E poi l'altra cosa è che non ci siamo assolutamente fermati a livello finance technology, diciamo, a livello finance digitalization, anzi li avevamo già lanciati ovviamente prima della pandemia, ma non abbiamo usato tra virgolette la scusa della pandemia per fermarci, e sempre riferendomi al tema dell'efficienza e dell'estrazione del valore e dell'innovazione, anche siamo andati avanti sull'implementazione del pricing tool, che era un tool web-based che serviva ai commerciali per poter fare le offerte e gestire i clienti, e poi siamo anche andati su Coupa, che è la piattaforma quella per gestire lo spend, quindi la parte dell'account payable. Questo cosa ci dice? Che come learning sicuramente abbiamo cercato di reagire a quello che è il workload, cioè è arrivata una massa di lavoro incredibile. Si parlava prima del forecast, lì finance assolutamente, io quasi non mi occupavo del cosiddetto S&OP, o comunque lo vedevo a livello high level. Siamo arrivati a fare daily S&OP meeting, interviste ai clienti per capire dove andava la produzione, dove andava la distribuzione. E sicuramente questo ci ha dato anche un grande learning dobbiamo puntare sull'efficienza, dobbiamo puntare sulla velocità, sul
sull'agilità, altra parola che è venuta fuori, e anche sulla qualità. E per me la qualità, a parte il servizio, è anche la qualità di come prendiamo le decisioni. E qui poi mi riferisco al tema dei tool. Chiudo dicendo che la vera sfida, e magari poi ne parliamo anche quando, quando arriviamo a discutere del futuro, è il famoso VUCA, che era tanto decantato, che tutte le business school raccontavano: preparatevi al VUCA. Ecco, eravamo pronti o no, non lo so, l'abbiamo scoperto finalmente nella sua totalità: la volatilità, l'incertezza, la complessità, l'ambiguità. E secondo me, in finance, per quello che sto vivendo, ci sarà anche una nuova accezione, se vuoi, o concezione futura del VUCA, che poi magari, se vogliamo, trattiamo alla fine. Bene, bene, così crei qualche elemento di suspense per il prossimo giro di tavolo, come reinterpretare l'acronimo VUCA, quindi magari con un'accezione più positiva. Allora, abbiamo circa 30 minuti, quindi 3 minuti a testa, che possono essere pochi, ma anche essere un'opportunità di tenere il ritmo e di dare degli elementi di visione, di scenario o anche semplicemente di desiderata riguardo al tema che poi dà il titolo anche a questa main session, cioè il futuro della funzione finance. 3 minuti a testa, quindi anche sotto forma di battute. Iniziamo da Claudio Bassoli. Ma il futuro, allora, dal nostro punto di vista come Divertimento Enterprise pensiamo che il ruolo del CFO nella trasformazione digitale, nell'evoluzione e soprattutto nell'accelerazione di trasformazione digitale all'interno e verso i mercati sia fondamentale a tutto. Vediamo sempre più la necessità, ma già emerso da chi ha parlato prima di me nella prima sessione di questa conferenza, il fatto di un ruolo trainante, un ruolo di driver, perché deve ovviamente interagire sempre di più con le funzioni preposte, i CIO che si occupano di informatizzazione, ma così come anche le line of business che sempre più ovviamente devono entrare e stanno entrando nell'ambito della trasformazione digitale. Noi abbiamo introdotto da alcuni anni, oltre alla forma di sourcing tradizionale, a quella del cloud pubblico, questa forma di everything as a service, che è una forma, per darvi un'idea, noi stiamo crescendo negli ultimi 2 anni a 3 digit su questa modalità di sourcing rispetto a quella tradizionale, rispetto a quella del cloud pubblico. E questo perché? Perché non solo dà la possibilità di agganciare i costi con i ricavi, ma dà, e quindi abbattere le barriere d'ingresso, ma dà anche la possibilità di poter sostanzialmente agganciare la valorizzazione dei dati con i costi che servono per fare la valorizzazione dei dati, e dall'altro anche di agganciare questa modalità a dei modelli di business che possono essere congiuntamente lanciati sul mercato. Quindi noi ci aspettiamo e pensiamo che il CFO sia un driver importantissimo, e quello che ci aspettiamo, grazie, diciamo, a quello che è successo durante questo anno e che è emerso da tutti, che quando usciremo, ormai iniziamo a vedere, insomma, la luce in fondo al tunnel, ci sarà una fortissima accelerazione, e a mio avviso servirà a fare 2 cose, a inventarsi nuovi modelli di business, ma anche fare in modo diverso dei modelli di business tradizionali. Io ricordo 2 esempi che chi poi non si muove rapidamente e chi non ha gli strumenti per muoversi rischia moltissimo. Un esempio è lo spostamento delle persone, cioè Uber ha messo in crisi il sistema dei taxi che esisteva da decenni e non è che ha fatto chissà che cosa, ha solo utilizzato il digitale. Così come l'e-commerce ha messo in crisi, diciamo, molto spesso la vendita tradizionale utilizzando il digitale, quando che magari chi faceva la vendita tradizionale poteva avere tutti gli strumenti, se avesse percepito precedentemente la potenza del digitale nella relazione con la propria clientela, aveva già tutto, la barriera logistica, la distribuzione e quant'altro nelle sue mani. Quindi ovviamente noi ci auspichiamo questo, siamo anche a disposizione di collaborare. Io ritengo che ci deve essere una maggiore partnership anche fra il CFO e le aziende di digitalizzazione. Bisogna parlarsi di più, bisogna sperimentare di più, e noi siamo qua per questo. Benissimo, benissimo. Tanti elementi per un futuro. Grazie Claudio Bassoli, anche perché ha sintetizzato e comprimuto anche tanti spunti e tante suggestioni nel tempo dato. Luca Carnevale Carlino, anche a te 3 minuti sul futuro. Certo, mi ricollego all'intervento del collega, visto che
oltre a essere CFO, sono anche CFO di un'azienda che fa della digitalizzazione il suo mantra, diciamo, è la sua mission. E quindi io ho fatto e faccio spesso un accostamento sul ruolo che secondo me il CFO avrà nel futuro, perché è il futuro che è già domani, e lo definisco molto spesso Chief Value Officer. Quindi il CFO dovrà creare valore di lungo periodo attraverso, secondo me, come sempre di più per tutte le aziende, le leve degli intangible e le loro integrazioni nelle strategie aziendali. Come si è detto, il CFO è trasversale, pervasivo, un po' dappertutto, ed è proprio questo il suo ruolo, di indirizzare la digital transformation all'interno delle aziende, con un occhio, come detto, alla sostenibilità e ai principi legati a quello che guida uno sviluppo sostenibile. Noi stessi lo facciamo internamente e esternamente per i nostri clienti, perché ovviamente cerchiamo nuove tecnologie innovative per noi e per i nostri clienti che sfruttino e sviluppino soluzioni innovative ai fini dell'ambiente e del clima. Ci siamo dati un obiettivo zero emissioni per il 2028, 22 anni prima. Ce lo siamo dati per noi e cerchiamo di trasporlo anche poi sui nostri clienti finali. E quindi, proprio in quanto società digital, cerchiamo uno sviluppo IT sostenibile. Quindi, diciamo, i principi di creazione del valore, degli intangible e della sostenibilità nei confronti dei nostri stakeholder sono per noi fondamentali, e anche per la professione poi del CFO del futuro, a mio avviso. Futuro che è già presente. Che ha già solide basi, benissimo, quindi verso il valore, CFO che è advisor per i business model, per la sperimentazione digitale, ma anche al centro della value proposition, e dove c'è anche sostenibilità. Grazie a Luca. Francesco Renato Mele, anche a te 3 minuti di scenari futuri. Come vedi il futuro della funzione finance? Ma riparto da questa centralità che sicuramente è il tema, secondo me, trainante. Il CFO è un po' un abilitatore della strategia e anche deve aiutare nella lettura del business, quindi non solo la liquidità, l'allocazione del capitale, come, diciamo, riorientare il business nelle proprie strategie. La tematica digitale è una tematica che chiaramente è una tematica che deve riguardare tutta l'azienda, ma tematiche come il digitale, data analytics, se sono, diciamo, molto presenti centralmente in azienda, chiaramente aiutano la creazione di un ecosistema digitale molto integrato. Quindi ritengo che a volte arrivano più tardi, invece sia fondamentale che siano guidate, perché poi avere un data lake unico in un'azienda è chiaramente un vantaggio molto importante e permette di, diciamo, di avere univocità, immediatezza dei dati e genuinità degli stessi. Quindi molto, è un tema assolutamente importante. Il CFO lo vedo quindi anche un po' come custode dei dati in alcune aziende più rilevanti, nel mio settore lo è in maniera molto molto importante. Spesso quando si acquistano dei portafogli la qualità dei dati è un elemento determinante sia per un corretto pricing sia per un buon lavoro poi su questi portafogli, e quindi è un tema che secondo me continuerà a diventare ancora più rilevante. L'intelligenza artificiale e il machine learning lavorano sui dati, quando se i dati sono buoni evidentemente gli algoritmi funzionano, si può ottenere molto a tutti i livelli. Per me rimane nel, diciamo, comunque una tematica di stakeholder che il CFO deve aiutare. Io parlo sempre delle 3P, people, profit e purpose, a tutti i livelli, quindi dagli investitori, i dipendenti, tutti gli altri stakeholder di un'azienda. Il CFO aiuta perché è poi un elemento centrale, e è stata aggiunta come ultimo punto la sostenibilità. Per me la sostenibilità, a maggior ragione in questo periodo di pandemia, è emerso come un tema rilevante ed è un tema che, su cui c'è un grandissimo focus. Ovviamente va nel vissuto delle aziende anche abbastanza disruptive, perché comunque molte aziende non sono abituate a pensare in questi termini,
per me nel porsi nei confronti del mondo esterno tutti gli elementi non solo ambientali ma quelli sociali, di governance, sono elementi che sono estremamente importanti e penso che il CFO debba avere un ruolo. Da ultimo, io lo vedo nella mia attività, per come la svolgo, è un po' il consulente degli organi sociali, nel senso che è un po' il collettore di tutte le progettualità, fa sintesi, evidentemente la proposta arriva dal business, ma poi quando ci si guarda intorno a un tavolo per decidere se fare qualcosa, si tirano le fila dei risultati del business, degli impatti sull'azienda, dei costi, degli investimenti e dei ritorni, è un po' il CFO, è un po' il consulente degli organi sociali di un'azienda. Questa è un po' la modalità in cui vedo il ruolo evolvere, molte cose esistono già, è forse un'ulteriore accelerazione. Grazie per questa integrazione e per mettere ulteriori elementi alla costruzione di questo scenario che riguarda il futuro della funzione finance e del ruolo del CFO. A me piace molto questo scenario perché si sente parlare di finance accostata a valore, persone, sostenibilità, sperimentazione creativa, quindi molto interessante. Adesso passo la parola a Emanuele Preve, che anche lui ha l'opportunità di integrare, aggiungere, aprire ulteriori scenari. Ma allora, per aggiungere qualcosa a quello che è stato detto, secondo me quello che mi piacerebbe molto che noi stiamo cercando di fare è una visione anche legata al mondo startup. E quindi sia da un punto di vista di sostenibilità ma anche di innovazione. Purtroppo il legame tra le medie, piccole e medie imprese con le startup è sempre abbastanza difficile, e non sempre si ha il tempo e la voglia di seguire questa innovazione che viene da fuori. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto investendo in alcune startup legate alla sostenibilità, e quindi per cercare di creare un'integrazione anche su sottoprodotti che altrimenti magari avevano altri orizzonti. Ma a parte quello, credo che stia venendo fuori anche nel mondo del fintech molte opportunità, molte occasioni, e penso che le aziende in media dimensione potrebbero cogliere delle opportunità se ci si dedicasse un attimino di tempo. Quindi sicuramente sostenibilità, e sicuramente il CFO ha la possibilità di riuscire a mettere insieme tutte queste opportunità. Grazie, grazie Emanuele Preve per questo ulteriore elemento di costruzione dello scenario futuro. Credo che Michela Raffaelli si sia disconnessa prima perché aveva anticipato che c'era una crisi in corso, credo, spero nulla di grave, ma c'era una crisi in corso a livello organizzativo, quindi ci ha dovuto salutare prima. Quindi invito Matteo Rinaldi, anche lui, a partecipare a questa co-costruzione di scenari futuri. Sì, eccomi. Allora, tutto molto interessante, e la visione dei colleghi molto coerente, se vogliamo. Dal mio punto di vista, posso dire che secondo me il CFO deve continuare a essere la voce indipendente del board, no? E per farlo deve avere chiaramente spirito critico ed essere un consigliere di fiducia, ma tutto questo diventa ancora più importante perché è per funzione la funzione che deve essere quella più fact-based, quella più che si basa sui dati, e quindi la grande sfida è come trasformare questi dati in informazioni e in informazioni costruttive. Quindi questo è sicuramente il primo punto. Il secondo è l'ambasciatore o ambasciatrice della strategia aziendale. Questo perché è responsabile della allocazione delle risorse, ma deve sempre di più guardare a tutte quelle che possono essere le opportunità di crescita, anche nella definizione di KPI che non possono più essere quelli utilizzati fino ad oggi. Cercare di capire se un'iniziativa è di successo o meno
porta con sé delle misurazioni che devono essere aggiornate sicuramente. E da ultimo, forse diciamo una sfida, secondo me dovrebbe essere l'influencer della digital agenda dell'azienda. Questo perché? Perché sicuramente e molto probabilmente non sarà la persona che conosce di più e meglio la tecnologia, ma è sicuramente la figura che può collegare l'opportunità che la tecnologia ci offre con il business e chiaramente non viceversa. Grazie, quindi CFO che è anche agente di innovazione perché influenza l'adozione e la trasformazione digitale. Hai detto anche questi dati poi devono essere trasformati in informazione e poi anche in conoscenza e anche magari è auspicabile in saggezza, quindi anche organizzazioni che abbiano al centro il discorso del valore, del purpose, come si diceva. Quindi grazie a Matteo Rinaldi. Passiamo la palla adesso a Angelo Sidoti che aggiungerà elemento, integrerà o rilancerà? Allora, per quanto ci riguarda, noi continueremo ad investire in tecnologia, questo diciamo ce l'abbiamo nel cuore, continuiamo a portarcelo dietro, per cui io credo che l'IT e il finance saranno sempre più insieme, a questo aggiungerei un po' di dinamicità nel ruolo del CFO, non un CFO statico ma dinamico, anche seguendo le strategie e il business dell'azienda. Questo perché? Perché abbiamo visto i risultati positivi che abbiamo avuto nello sfruttare la tecnologia a supporto del nostro business, perché non abbiamo avuto nessun tipo di ritardo nelle attività di closing, non abbiamo avuto nessun tipo di criticità nel lavoro da remoto e quindi non abbiamo poi avuto nessun tipo di criticità sollevata anche dalle società di revisione che oggi come oggi certificano non solo i dati contabili ma anche le strutture informatiche che stanno alla base dei nostri sistemi informativi. I tre punti dove noi ci stiamo proiettando, posso raggrupparli in tre punti principali, sicuramente investiremo in intelligenza artificiale in due settori. Uno abbiamo già iniziato da un paio di mesi, che è la gestione della tesoreria, e l'altro settore sarà sicuramente la parte di back office di vendita, dove siamo già avanti, siamo pronti a lanciare delle nuove idee e implementazioni alla nostra piattaforma interna. Altro settore sarà quello della mobilità, investiremo nella mobilità perché ci crediamo che possa essere un altro segmento del nostro business. E in ultimo abbiamo creato una startup 6 mesi fa che entrerà a regime a settembre-ottobre di quest'anno, incominceremo anche a essere trader del mercato. Questo per essere indipendenti in un settore che molte volte cerca di imbrigliare diciamo, la creatività dei propri clienti. Grazie, grazie. Adesso quindi andiamo subito velocemente a Carmelo Surace per elementi ancora in più a comporre questo quadro del futuro. Sì, restando molto nella sicuramente condivisibile tutto quello che ha detto i colleghi a livello anche sia macro che micro, restando un po' sul micro, sulla realtà Repower. Allora, sul futuro, grazie alla digitalizzazione, diciamo, abbiamo già intrapreso, abbiamo già avviato dei contratti di smart working con dipendenti per assicurare più flessibilità lavorativa anche post pandemia, al fine di agevolare chiaramente la produttività delle persone e la loro soddisfazione. Un altro filone è quello di andare sempre più di spingere sull'innovazione digitale per andare a automatizzare anche cross-function tutte quelle attività manuali per dedicare tempo poi a controlli piuttosto che a generare, diciamo, servizi a valore per il nostro business. E poi abbiamo tutto un filone progettuale tendenzialmente di andare a lavorare sulla digitalizzazione di tutti i KPI che ci interessano. Un esempio è partito un progetto di data governance per andare tendenzialmente a uniformare tutti i dati aziendali e quindi avere integrità del dato, ma non solo a livello di finance ma a livello
diciamo di tutta l'azienda, quindi abbastanza cross-function, un progetto che, di cui la funzione finance è leader, ma chiaramente a beneficio di tutti gli utenti aziendali, e agli utenti si propone di dare un servizio, sia in chiave operativa che strategico, ovviamente. Questi i macro pillar su cui stiamo cercando di costruire il futuro. Benissimo, grazie. Allora conclude questo giro di tavolo Emanuele Tamianzo, che ci aveva già anticipato qualcosa, per esempio su come rileggere l'acronimo VUCA in chiave futura e in chiave positiva. Grazie, sì. Ma io sì, mi focalizzerei su due cose per l'agenda Finance 2022 e vediamo anche se riusciremo a pensare già al 2025 al di fuori di quello, in aggiunta a quello che hanno detto i vari colleghi. Secondo me il primo tema è il data, questo io ci credo molto, anche perché lo leggo al fatto che si possa andare verso la cosiddetta digitalization, ma anche la servitization, cioè mi piace molto anche l'acronimo Everything is a Service, e quindi i dati sicuramente che diventino il vero vantaggio, cioè avere un vantaggio di costo, avere un vantaggio competitivo, ma anche avere un vantaggio di dati. E qui il CFO svolgerà il ruolo probabilmente più centrale di tutti per fare l'influencer che abbiamo commentato. Perché poi ci servono questo vantaggio sui data? Secondo me perché appunto dobbiamo rileggere il VUCA in una chiave più positiva, in una chiave più futura. Quindi utilizzare lo stesso acronimo per ottenere qualcosa di differente. Secondo me il nuovo VUCA che qui vi lancio prevede vista per vision, per il CFO ma anche per tutto il team, understanding, sia quello che c'è di fuori sia quello che capita dentro, quindi ruoli, responsabilità, ma anche ad esempio il forecasting, clarity, la chiarezza degli obiettivi per essere focalizzati verso il risultato, e infine l'agility, come dare agility alle persone tramite processi, tramite cultura, ma anche credo tramite tool, e questo è un po' quello che io ho visto e quello che spero tutti noi possiamo lavorare per poterlo ottenere 2022 e anche 2025. Grazie, allora ringrazio tutti i professionisti che sono intervenuti, Claudio Bassoli, vicepresidente Italia Hewlett Packard Enterprise, Luca Carnevale Carlino, Chief Financial Officer sopra Steria, Francesco Renato Mele, Chief Financial Officer and Head of Central Functions Illimity, Emanuele Preve, Chief Financial Officer Risogallo, Michela Raffelli, Chief Financial Officer Sagencom Italia, Matteo Rinaldi, Chief Financial Officer and Head of Strategy Sandoz, Angelo Sidoti, Chief Financial Officer Ubroker, Carmelo Surace, Strategic Finance and Administration Director Repower Italia, Emanuele Tamiazzo, Southern Europe Finance Director CEP Italia. Ringrazio tutti, è stato secondo me una sessione molto interessante, siamo stati efficientissimi nella gestione del tempo e questo però non ci ha impedito di essere molto proficui ed efficaci nel costruire questa visione futura che non può basarsi su sfere di cristallo che non abbiamo, o almeno abbiamo ma non funzionano, ma può invece basarsi su strategie di forecasting, su attività di costruzione di scenari, su nuovi processi decisionali anche più inclusivi che fanno sì di avere una prospettiva multipla e diversa sul presente e sul futuro, e ovviamente le tecnologie aiutano molto, affiancano i decisori in questi processi decisionali e ci permettono anche di fare aggregazioni e associazioni di dati non convenzionali e non pensate. E in ultimo, diciamo, questi dati devono diventare valore, come dati, informazioni, conoscenza, ma saggezza, e la saggezza porta anche obiettivi, purpose, che hanno un valore di tipo sociale e anche abbiamo parlato di sostenibilità. Quindi il futuro sembra molto molto interessante e stimolante e speriamo più positivo del
presente. Grazie ancora a chi è intervenuto e grazie a chi ci ha seguito da casa.